Ciao a tutti, nella giornata di venerdì 4 marzo si è tenuta la 69esima Letter from the Producer Live. All'ordine del giorno c'era la patch 6.1 di Endwalker, dopo una letter numero 68 che aveva fatto più che altro un discorso generale sullo sviluppo dell'espansione. Si parte con il nome della patch 6.1, ovvero Newfound Adventure, con il banale scopo di dare l'idea di un nuovo inizio. Chiaramente stiamo parlando della trama principale, che dopo la conclusione della saga di Zodiac e Aidelin riparte per un nuovo arco narrativo. Yoshida non si sofferma molto su questo e inizia a parlare di queste secondarie. Avremo una missione conclusiva delle varie role quest, ottenibile se le abbiamo portate tutte a termine. Con la 6.1 inizierà una linea di quest, Tartarus Great Endeavor, che coinvolgerà ovviamente la nostra amica Lalafell. Questa serie ci terrà compagnia fino alla 6.5. La nuova Beast Tribe sarà quella degli Arcasodara, una razza elefantina che abita le terre di Tavnair. Queste missioni saranno inserite nella mini patch 6.15 e questo genere di contenuto d'ora in poi prenderà il nome di Tribal Quest. Nella 6.15 torneranno Hildebrand e le sue folli avventure, dopo una pausa durata un'espansione. Avremo anche una serie di quest chiamata Omega Beyond the Rift, che avrà inizio a Ultima Thule e ci svelerà qualche retroscena in più. Se ne parlerà in una delle mini patch successive alla 6.1. Passiamo ora ai duty che vedremo in Newfound Adventure. Il dungeon della pace è ancora un totale mistero, idem per quel che riguarda il raid da 24 giocatori, Myths of the Realm. A parte un'immagine apparentemente ambientata ad Elpis, non abbiamo altri dettagli. Non era difficile immaginare la natura del trial della 6.1, per tradizione una versione extreme dell'ultimo fight di storia. Ecco quindi Dance Singer's Aria, duty che Yoshida definisce più difficile del solito. Dalla 6.11 riprenderanno i duty Unreal e si ripartirà con Ultima's Bane. Infine sono state mostrate nuove immagini del Duty Ultimate, intitolato Dragon Song's Reprise. Yoshida dice che sarà diverso dagli altri Ultimate e che il fight è stato realizzato dal Battle Content Director, soprannominato Mr. Ozma. È evidente che ci sarà da sudare. Passando al PvP, come promesso, verrà implementata la modalità Crystalline Conflict, di cui abbiamo già parlato in precedenza. Arriverà già nella 6.1, con un sistema di ricompense aggiornato. Con la patch 6.15 avremo le nuove custom deliveries, stavolta con Ameliance Leveilleur, la madre dei gemelli Alfino e Alizé. Uno degli aggiornamenti più attesi è l'apertura della vendita dei lotti della zona residenziale a Ishgard, l'Empyrium. Verrà inaugurato per l'occasione il nuovo sistema di assegnazione dei terreni tramite lotteria, quindi forse stavolta non avremo scene in stile Fosso di Helm. Nella 6.1 saranno inseriti anche gli Adventure Plates, banalmente dei biglietti da visita virtuali che mostreranno il profilo del nostro personaggio, totalmente customizzabili. Il sistema Unending Codex è un'interessante serie di collezionabili simili ai documenti di Boja, che approfondiranno dettagli su personaggi e termini. La raccolta sarà regolarmente aggiornata in futuro e sarà una insostituibile fonte di informazioni e lore. Tra le novità considerate minori, abbiamo l'inserimento del New Game Plus di 6.0 e 6.1, ovviamente dopo aver terminato la storia, nuove capigliature per i Rotgar e 5 plate extra nel Glamour Dresser, arrivando quindi a 20. Yoshida ci anticipa anche l'espansione del Glamour Dresser da 400 a 800 oggetti nella 6.2. Tramite una particolare funzione, potremo anche eseguire il comando try-on su equip presenti nello store online. Verrà inserita una spunta su musiche, minion, mount e oggetti di questo genere quando sono già presenti nella nostra raccolta. Infine sono state aggiunte delle categorie nella market board per renderne più semplice la navigazione. Si è parlato molto delle modifiche dei duty del main scenario della 2.0, ma alcune anticipazioni le avevamo già avute nella letter 68. Verrà implementato un sistema simile al Trust per poter affrontare i dungeon e i trial da 4 giocatori legati alla storia principale. In questo caso i nostri compagni saranno assortiti in base alla trama di quel momento, per lo più saranno avventurieri generici e membri delle Grand Company. Il sistema si chiamerà Duty Support e durante la patch 6.1 sarà applicato alle instance della 2.0, poi in futuro si estenderà a sempre più contenuti, fino a raggiungere Shadowbringers. Il Trial Cape Westwind diventerà una instance da affrontare in solo e Castrum Meridianum un dungeon da 4 giocatori. Praetorium sarà diviso in 3 parti, fino allo scontro con Gaius sarà un dungeon da 4 giocatori, il fight con Ultima sarà un trial sempre da 4 giocatori, mentre il fight con la Abrea sarà un duty in solo istanziato. Questo ovviamente andrà a modificare le liste del roulette. Dopo questo argomento Yoshida ha affrontato il tema del data center travel, che verrà implementato nella 6.18. Sarà limitato a server della stessa
regione, nel nostro caso Light e Chaos, e il funzionamento è praticamente identico a quello che abbiamo già ora per il cambio di server all'interno dello stesso data center. La mia sensazione è che non si possa creare party con membri provenienti da data center diversi, ma se si viaggia su un data center si possono affrontare duty con i giocatori di quel data center. Yoshida poi si è dilungato sul funzionamento delle link shell quando si viaggia tra i data center e su come gestire membri nativi di server divisi. Questo argomento poi si è protratto ulteriormente anche per l'annuncio della creazione di un nuovo data center e di nuovi server nella regione giapponese, cosa che al momento ci interessa relativamente. Ci torneremo in futuro quando succederà qualcosa di simile in Europa. La letter si conclude qui, aggiungendo solo un breve annuncio sull'evento Little Lady Day previsto per metà marzo. Tutto è rimandato tra qualche settimana per la seconda conferenza dedicata alla patch 6.1, in cui vedremo il trailer e avremo un bel po' di nuovi dettagli. Io per ora vi saluto e vi rimando ai prossimi video. A presto!